Buon pomeriggio agli ascoltatori, sono le 15 e dovremmo essere già in collegamento con un caro amico, oltre che firma autorevole della Verità e di Panorama per le questioni americane e non solo per le questioni internazionali. Stefano Graziosi dovrebbe essere già in collegamento con noi. Ciao Stefano, come stai? Ciao Daniele, tutto bene? Grazie per l'invito. Allora, secondo le tue previsioni, ci hai accompagnato negli scorsi mesi e nelle scorse settimane, e in effetti queste previsioni sono state per ora rispettate al millimetro. La storia dell'impeachment nei confronti di Trump, per carità, nessuno può mai escludere sorprese imprevedibili, ma insomma, se tutto seguirà il corso delle cose, è una vicenda della quale ci libereremo in un paio di settimane, no? Mi pare di capire. Esatto. Beh, fondamentalmente se tutto va come dovrebbe, è possibile in realtà che la soluzione arrivi già questa settimana e dovrebbe essere il voto mercoledì nella notte italiana e quindi i risultati definitivi dovremmo averli giovedì in mattinata. In realtà il voto definitivo si attendeva già venerdì notte, poi è slittato all'ultimo momento. In realtà non è neanche risultato troppo chiaro perché in quei momenti, in quelle stesse ore, politico.com se n'era uscito affermando che diciamo così, lo slittamento fosse dovuto proprio a una richiesta dei funzionari della Casa Bianca. Poi sabato invece è stato riportato che il Partito Repubblicano si sarebbe un po' spaccato sulla questione, quindi alcuni senatori avrebbero chiesto di fare le cose in maniera più calma. Insomma, come che sia, comunque Certo. il voto dovrebbe avvenire mercoledì, salvo ulteriori proroghe. Non sarà né oggi né domani, perché oggi, stanotte, ci sarà il caucus dell'Iowa con l'inizio delle primarie democratiche e domani invece c'è il discorso sullo Stato dell'Unione da parte del Presidente Trump. E quindi mercoledì, sotto questo aspetto, era il primo giorno utile onde evitare spinose sovrapposizioni di eventi. Quello che abbiamo già come dato certo è che venerdì sera i senatori repubblicani hanno definitivamente sconfitto la mozione democratica per la convocazione dei testimoni, ne abbiamo parlato qui insomma nelle Certo. ultime settimane. Quello che è emerso è che tutto sommato i repubblicani al Senato hanno, come si suol dire, tenuto botta, e cioè che sono rimasti in gran parte compatti, tranne due senatori che erano quelli che già avevamo individuato nelle scorse settimane, Mitt Romney dello Utah e Susan Collins del Maine. Tutti gli Certo. altri hanno compattamente votato contro la mozione, facendola così naufragare. Sì. Alla luce di tutto questo, appunto, andiamo sempre con i piedi di piombo, perché la certezza matematica, non avendo la palla di vetro, non ce l'abbiamo, ma è altamente, altamente, altamente probabile che Trump verrà assolto nei prossimi giorni. Domanda flash. Poniamo che le cose vadano come sembra vadano, cioè in questa direzione, che mercoledì, come dire, altro che due terzi contro Trump, ma che invece ci sia una maggioranza pro Trump e che quindi l'impeachment venga meno. Quanto è probabile, dopo, diciamo, l'oggettiva sconfitta numerica dell'iniziativa democratica, che i democratici insistano in campagna elettorale dicendo: ah, si è assolto da solo, questo presidente non è legittimo, hanno fatto tutto da solo, un processo farsa. Cioè, questo tipo di canzoncina c'è da aspettarsela o Ma da parte di qualche candidato è probabile, no? penso soprattutto alla senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren, che sull'impeachment è andata giù molto duramente, soprattutto nelle ultime settimane, e l'ha usato anche come tema di campagna elettorale. Altri sono stati ben più cauti. Joe Biden sulla questione dell'impeachment Beh, ci va poco, insomma. anche perché, voglio dire, Joe Biden rischiava di essere chiamato, magari non lui ma suo figlio, a testimoniare, e lo sa bene che con la questione ucraina ha i suoi problemi. Ma Bernie Sanders, anche, che è un pragmatico, ricordo in uno degli ultimi dibattiti televisivi che ci sono stati tra i candidati democratici, lo lasciò intendere chiaramente. Disse: se noi proseguiamo con questa storia, cioè ci focalizziamo sull'impeachment, alla fine non facciamo altro che fare il gioco di Donald Trump. Anche perché ricordiamoci che, ma, i sondaggi non è che siano poi così favorevoli oggi alla rimozione del presidente.
presidente. È indubbio che una questione come quella dell'impeachment tende a rafforzare le opinioni precostituite, quindi i repubblicani dicono viva Trump e i democratici abbasso Trump, ma quello che dobbiamo andare a vedere sono gli elettori indipendenti che sono poi quelli dirimenti ovviamente nell'ambito del processo elettorale, e gli elettori indipendenti tendenzialmente vedono l'impeachment in modo molto sospettoso, ma non perché sono necessariamente filo Trump, ma perché lo vedono come una sorta di pretesto, come una sorta di macchinazione politica molto confusa, perché insomma le prove che sono alla base di questo impeachment lasciano un po' a desiderare, e quindi la considerano come, non so dire, qualcosa che non ha niente a che vedere con le loro esigenze reali, e questo ovviamente da un punto di vista indiretto rafforza Trump. Senti, stiamo per spostarci alla seconda parte della nostra chiacchierata, cioè proprio alle primarie democratiche che sono al calcio d'avvio. Però ecco, come trade union vorrei chiederti questo conclusivamente sul primo lato, sull'impeachment. Ma non è che alla fine il bilancio politico dell'impeachment è, oltre, come tu ci hai spiegato, al rafforzamento di Trump, è che i democratici hanno sparato nei piedi a Biden per la nota questione del figlio che tu hai evocato? Io questa cosa in parte l'avevamo come dire prefigurata proprio in questo spazio qualche tempo fa, cioè io sono prettamente convinto che questo impeachment sia nato da una serie di beghe interne al Partito Democratico, perché non posso ritenere che una come dire politica tutto sommato esperta come Nancy Pelosi sia caduta in un errore alla fine così grossolano. Quindi c'era sicuramente un discorso di lotta intestina al Partito Democratico tra le correnti più centriste, di cui Biden oggi è il principale esponente elettoralmente parlando, e quelle invece fondamentalmente più a sinistra. Io ricordo che quando fu avviata l'indagine per impeachment, la Pelosi lo annunciò, era la fine di settembre, subito pochi giorni dopo vari candidati in lizza a mezza bocca, tipo del Minnesota, Enrico Buccia, per esempio, e non, pur non criticando apertamente Biden, però qualche stoccata cominciarono a dargliela. È ovvio che Biden viene visto male non solo dalla sinistra del partito, ma anche da quei centristi che in qualche modo vorrebbero emergere e invece lo vedono, cosa che effettivamente è, come un rappresentante dell'establishment. Quindi alla fine questo impeachment nasce e muore principalmente, su questo sono pienamente d'accordo, all'interno del campo democratico. E allora entriamo in questo campo democratico, e scusa se in spregio a qualunque regola passo alle opinioni prima dei fatti, cioè ti chiedo una opinione, una valutazione. Ma come fanno, come parte questa gara? Nel senso che il candidato diciamo più moderato, centrista, l'hanno azzoppato. I candidati più, diciamo, estremi, radicali, rischiano in America l'effetto che in Gran Bretagna ha avuto Corbyn. Gli outsider come Bloomberg, eccetera, ha proprio lo stesso problema di essere super miliardario che gli odiatori di Trump attribuiscono a Trump, e in più per Bloomberg un conto è New York, altro conto è il resto dell'America. Ma che corsa è? Come hanno preparato, diciamo, il pre-gara? Facendosi molto male, mi pare, no? Il pre-gara non ha, cioè il problema è questo, che non è stato minimamente preparato. Il Comitato Nazionale del Partito Democratico è in forte crisi di credibilità dal 2016. Hanno cercato di fare pulizia, di rinnovare i vertici, tutto quello che vogliamo, ma l'attuale presidente del Comitato Nazionale del Partito, Tom Perez, è debolissimo, lo è sempre stato a livello politico. Del resto, al di là delle questioni meramente organizzative, questo partito è dilaniato da faide intestine che si porta dietro dal 2016, dalle primarie democratiche di allora, faide che sotto traccia in realtà risalirebbero addirittura al 2008, cioè ai tempi della grande recessione,
Obama tutto sommato era riuscito a gestirle, poi quando lui ha lasciato, ha dovuto ovviamente lasciare perché aveva finito il secondo mandato, ci fu quella forte così, diciamo, dicotomia nel 2016 tra Hillary Clinton, il centro e la sinistra di Bernie Sanders e l'impossibilità di arrivare ad una sintesi politica in primo luogo e poi i magheggi che sono stati fatti dal comitato allora a favore di Hillary contro Sanders in secondo luogo hanno scavato un abisso tra queste due correnti che si sono a loro volta divise al loro stesso interno. Per cui il tema è secondo me strutturale. Adesso vedremo come andranno queste primarie, vedremo come sarà l'anno elettorale 2020, ma il Partito Democratico in una situazione di forte crisi, di forte scombussolamento che è similare, anzi direi ancora peggiore a quella che caratterizzò invece il Partito Repubblicano nel 2008 ai tempi della vittoria di Obama. Ricordiamoci che i repubblicani hanno impiegato 8 anni per riuscire a tornare alla Casa Bianca, hanno attraversato un processo anche drammatico talvolta al loro stesso interno, molto teso, ma di rinnovamento della classe dirigente. Nel 2016, ricorderai, nelle primarie repubblicane c'erano quasi tutti volti nuovi, non necessariamente giovani, alcuni erano anche giovani, ma comunque volti nuovi. Assolutamente, Il candidato dell'establishment, Jeb Bush, fu sconfitto quasi subito. Nel Partito Democratico questo non c'è. Il Partito Democratico a livello di establishment continuano ad essere sempre i soliti volti dagli anni 90 ad oggi: Biden, i Clinton, Al Gore, John Kerry, e Nancy Pelosi, e potremmo continuare ancora. È ovvio che la sinistra, che diciamo, si sente tirata fuori, diventa sempre più radicale in contrapposizione a questo establishment che non cambia mai. Per cui io credo che per uscire da questa fase di stallo i democratici, posto che non esplodano prima, ed è possibile, dovranno impiegare ancora diversi del anni perché è un processo lungo e tormentato. Senti, domanda conclusiva, anche qui da sfera di cristallo, però finora la tua sfera ha funzionato in modo fantastico. Ma è però immaginabile, mi rendo conto, il ragionamento è complicato da quello che ci hai appena raccontato, perché è una faida, eccetera. Ma può scattare comunque una mobilitazione dell'elettorato democratico della serie contro il cattivo Trump? Ci vuole comunque una mobilitazione, chiunque sia il candidato, la candidata, oppure questo tipo di riflesso solo anti ti sembra troppo poco? Non credo che possa accadere questo, ma anche sia a livello dei singoli stati che a livello nazionale, perché comunque i partiti americani hanno, come dire, una natura molto diversa dai partiti diciamo, europei, almeno Europa continentale intendo, per cui sono grandi, diciamo, paragonabili a grandi comitati elettorali, il cui elettorato è molto trasversale. E quindi una chiamata alle armi può semmai aver luogo in determinati piccoli gruppi molto ideologizzati, questo sì, ma a livello di Partito Democratico nella sua interezza io sinceramente non credo. Cioè spesso io ricordo sempre questa cosa che vi lasciò scioccato nel 2016, una volta seguivo durante erano questo periodo più o meno. La CNN va a intervistare una serie di elettori poco prima del caucus dell'Iowa e uno risponde: ma sai, io alla General Election, ripeto, era febbraio 2016, non so se votare per Jeb Bush o per Bernie Sanders, cioè due candidati che erano, come dire, Agli diametralmente antipodi. opposti. L'elettore americano medio non ne fa una questione ideologica tendenzialmente, ne fa una questione molto pragmatica. Ecco perché venendo all'Iowa, dove si voterà questa notte con il caucus e inizieranno appunto le primarie vere e proprie, tanti dei candidati oggi, penso a Pete Buttigieg, il sindaco di South Bend, stanno puntando tutto sui veri o presunti trumpisti delusi, cioè su quella quota elettorale che nel 2012 aveva votato per Obama e nel 2016 aveva votato poi per Donald Trump. Quindi questo è un dato da tenere presente. In secondo luogo, attenzione al sistema elettorale dei singoli stati. Perché? Perché un conto sono le primarie in senso stretto, come scadrà per esempio, che so, in New Hampshire l'11 di febbraio. Un conto è il caucus come quello che avrà luogo stanotte. Nei caucus tu non è che vai a votare nel segreto dell'urna, ma sono processi complicati, adesso non sto qui a spiegarlo troppo nella.
in cui comunque chi partecipa rende palese la propria preferenza. Quindi di solito votano quei candidati che sono più ideologici, più duri e puri in un certo senso, e quindi favoriscono spesso i candidati a loro volta più radicali. Però i caucus sono poco, insomma, sono scarsamente rappresentativi di ciò che l'America vuole e di ciò che l'America chiede, perché, ripeto, è un voto molto ideologico. Noi per capire più o meno dove va il vento dobbiamo guardare, ecco, quello che dicevo all'inizio, agli elettori indipendenti che tendenzialmente votano in modo, diciamo, abbastanza pragmatico. Quindi, per concludere, io non credo che il sistema della chiamata alle armi funzionerà, non fosse altro che Trump nel 2016 ha già sfondato diverse roccaforti democratiche, e quindi una chiamata alle armi, anche qualora fosse possibile, non lo credo, che io ritengo finirebbe col danneggiare gli stessi democratici, una sorta di effetto boomerang. Grazie. Mentre parlavi mi veniva una curiosità, scusami se ti trattengo altri 30 secondi, una cosa che mi aveva sempre incuriosito in qualche circostanza democratica o repubblicana. Ma esistono ancora quelle circostanze in cui all'interno dei caucus, in qualche caso, la votazione avviene attraverso lo spostamento fisico nella stanza dei sostenitori? Che mi sembra una cosa Certamente, in Iowa sarà così, praticamente loro entrano, allora in Iowa abbiamo le 99 contee, e queste 99 contee sono a loro volta divise, adesso non ricordo esattamente il numero, facciamo conto poco meno di 1700, possiamo chiamarli seggi, anche se improprio, e che sono nelle scuole, nelle palestre, eccetera. Questi ampi spazi interni vengono poi divisi, credo col DES, non lo so esattamente, o con del Mastro, e i partecipanti del caucus entrano, discutono, ascoltano anche alcuni maggiorenti del partito locale, eccetera, poi discutono. A quel punto si passa alla cosiddetta votazione, per cui ciascuna sezione interna alla sala è dedicata a un candidato, quindi chi si mette dentro in quella sezione, che so, c'è la sezione, non lo so, gialla per Joe Biden, verde per Bernie Sanders, chi si mette nella sezione gialla vota tra virgolette per Joe Biden, e chi in quella verde per Bernie Sanders. A quel punto scatta un conteggio, perché è necessario che il singolo candidato, per proseguire la gara, tra virgolette, ottenga almeno il 15% dei consensi dei presenti. Chi arriva a 14,9 è eliminato. A quel punto, quelli che avevano votato quel candidato, sostenuto quel Si candidato, rimettono in o gioco. si ridistribuiscono come meglio credono per altri candidati, oppure si astengono e non vanno avanti. Insomma, si va avanti progressivamente attraverso questa scrematura fino a che non emergono, diciamo così, i vincitori, e sulla base di chi arriva, diciamo così, sul podio, tra virgolette, vengono distribuiti i delegati che sono in palio. In Iowa i delegati sono pochissimi, sono 41, quasi nulla, però tu capisci, l'Iowa è una, diciamo, essendo la prima, il primo appuntamento elettorale, ha una copertura mediatica, insieme alle primarie del New Fortissimo, Hampshire, che è veramente mastodontica, e quindi l'Iowa è molto temuto di solito dai frontrunner, dai candidati di peso, eccetera, ma invece è molto, come dire, auspicato, tra virgolette, dagli outsider, perché è lì che loro sperano di avere una ribalta mediatica, trampolino di lancio. Obama uscì fuori così nel 2008, fu il caucus dell'Iowa che lo proiettò poi verso la Casa Bianca. Caso più unico che raro, perché di solito i vincitori in Iowa alla Casa Bianca, sia che siano repubblicani sia che siano democratici, raramente ci arrivano. come sempre, Stefano Graziosi, prezioso, e sarà anche, chissà, se una volta Stefano si rende disponibile a questo, proprio quello che ci ha spiegato è la differenza decisiva tra le primarie farlocche che si fanno in tanti paesi europei in una botta sola, che sono un modo per certificare i pesi già esistenti, e invece le primarie sequenziali sul modello americano, che consentono anche a un outsider di crescere e farsi strada Certo. nel corso dei 6 mesi, eccetera. Grazie di cuore a Stefano Graziosi, che come sempre è stato straordinario per chiarezza Grazie mille. e per gli squarci di luce che ci ha offerto. Buon lavoro e grazie a tutti.